Si torna a parlare, lo si fa periodicamente, in questo momento si torna a parlare dello Ius Soli, ci sono posizioni differenti, ci sono contrasti e polemiche, un punto di vista particolare perché tutta questa argomentazione poi in fin dei conti riguarda da vicino i minori, i bambini. Questo argomento chi meglio del direttore del reparto di pediatria dell'ospedale di Siracusa può affrontarla? Perché? E perché è iniziato poi in maniera plateale uno sciopero della fame? Inizierò giorno 16, è uno sciopero a staffetta, lo farò giorno 16 e giorno 23 di ottobre per aderendo a un programma e a un progetto che stanno portando avanti numerose associazioni italiane a cui hanno aderito parlamentari e personalità varie del mondo politico e culturale italiano. Io sono il direttore della pediatria di Siracusa, ogni giorno vedo bambini di etnia differente e non capisco perché dovrebbero essere trattati in maniera differente rispetto ai loro coetanei, dato che sono italiani a tutti gli effetti, nel senso che parlano benissimo l'italiano, partecipano alle attività dei loro colleghi e compagni di scuola, sono tifosissimi della nazionale italiana o del Siracusa Calcio, per cui non vedo perché non dovrebbero essere considerati cittadini a tutti gli effetti del nostro paese. Qual è l'aspetto che secondo lei stride di più con la realtà? No, le stride di più il fatto che loro hanno dei rapporti normalissimi con tutti i loro coetanei e poi invece si sentono differenti. Tutto questo porta a una situazione che potrebbe essere di tipo un'emarginazione e quindi anche contraccolpi sociali e psicologici per questi bambini non indifferenti. Il senso in una parola dello sciopero cui prenderà parte? Il senso è quello di spingere la comunità nazionale e i parlamentari siracusani ad essere più attivi per far sì che questa legge possa essere approvata nel più breve tempo possibile.